Buongiorno! Anche oggi carichi come una molla. Vediamo un po' se è partita la live. Ok, la live è partita e noi siamo carichi. Allora, fammi prendere un attimo. Io devo andare qua, secondo me. Andiamo. Qua. Perché se non sbaglio, dalla grazia che avevamo. Oh, è vero, dobbiamo farci tutta quella strada. C'è anche quella in realtà che dovremmo capire come aggiungerla. Ma se salissi su quel ramo? Vediamo un attimo. Proviamo. Facciamo sto test. Ciao Nico, la noce. Ok, andiamo lì sopra intanto, voglio vedere un po'. Lasciami in pace, fidati. È per il tuo bene. E io ti ho detto. Ok, andiamo di qua. C'è un boss balordo. No. Oh. Intendi quello là? Io là ho visto tipo un guerriero strano. Tu che cazzo sei? Ah, ho capito cosa sei. Di questi, se non sbaglio, dovrei aver la lancia. Sono i guardiani dell'albero. Sotomayor! Secondo me qua sopra c'è un passaggio. Pensavo fosse da un'altra parte. Lì c'è un oggetto, qui c'è un nemico. Come faccio a prendere quell'oggetto? Secondo me devo farmi il giro largo di lì, sì, prendendo questo ramo qua. Andiamo prima sopra. Ma lì, quanti sono? No, oh. Perché stanno crescendo sempre più? Io ho detto di loro! No! What the... Oh!
Oh! No, 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 brutto, no. Bastardo, ma... Ma ha pizzato veleno questo. Sta telecamera mi sta uccidendo comunque, qua ci sarà una grazia? Per grazia divina. Prima facciamo così, va? Vediamo quell'oggetto. Qualcosa di utile? Ah, ovvio che no. Torniamo qua su. Voglio prima esplorare qua sopra e poi scendere là sotto, che non mi convince troppo. Oh, ma quello era un nemico. E vabbè, va a fare in culo però anche te. Quindi si tira il puzzette questo? Scusa? Che cazzo è stato quella roba lì? Ho bisogno di spiegazioni. Un bacino di evocazione, l'ho attivato questo? Non l'avevo attivato. Stavo buttando giù dalla parte sbagliata. Vai! Ehi! Vai! E mo' mi devo rifare tutta questa parte qua. Che coglioni. Guarda che mi state facendo girare i coglioni in una maniera assurda, voi facce di merda. Che poi vi devo combattere anche su questo albero del cazzo, guarda te. Guarda che se avete proprio la mamma che è un albero voi, eh. Curami un po'. Non è ancora visto niente. Perché questa sembra l'arena di un boss? E avanti oggetto prezioso. E avanti boss. Posso fare così, vero? Ditemi di sì. Oh no, c'è una statua di Marika!
È una boss fight veramente. C'è lo spettro di Godric. Nella zona di Malenia c'è da diventare matti. È difficile lo spettro di Godric. Ah, interessante. Ma scusa, ma prima non avevo attivato lo stato di Marika, com'è possibile? Lì dentro. Andare a prendere lacrima riflessa. Tu non ti fidi di me, ecco cosa c'hai. Secondo me, contro di lui, il fuoco non funziona. Il critico non funziona. Che cosa può funzionare contro un pezzo di culo? È utile nel boss. Lo so, ma voglio farmelo da solo. Allora, sanguinamento di sicuro non glielo attivo, sono spettro. È bella l'ascia da guerra, guarda che bella la mia ascia da guerra. Voglio proprio andare di attacco fisico, cioè nel senso Claymore, cioè per farti capire. Solo che la Claymore mi sa che mi manda in midroll. Sì. Quanto ha rispetto alla scena da guerra? Porta la Claymore. Usa una spada. Dici non parare? Secondo te non le paro con questo scudo? Io ho il dubbio di riuscire a pararlo. Vabbè, faccio un test, facciamo sto test, visto che metto la spada di Roger, che è una spada bella veloce, ok? E mi permette anche di parare e attaccare. Voglio vedere se riesco a bloccare gli attacchi. No, però, bastardo, prima voglio le mie anime. Ah, ho capito quello che intendi. Sì, forse è meglio. Ah! Rincone! Il mio è tutto un piano malefico per andarmene lontano. Ti posso evocare! Ti posso evocare! Vai! Brutti stronzetti! Combattete per me! Ah! Ma possibile che con me questi qua siano schifosissimi? Guarda lì! Attaccatelo! Oh, attenzione! Marise, siete inutili! Hai attacchi lenti. Vabbè, mi curo. Devi parare se non ci schivare, se gli vai alle spalle poi il tempo di dare due colpi senza che non hanno. Non consiglio più utile di questi giochi. Adattati al loro moveset e poi attacchi di conseguenza, non il contrario. No, no, sì, infatti quello che volevo vedere però era se. Perché alcuni boss si adattano al moveset del parare attacco e parare contrattacco.
Se non riesco ad adattarmi a combattere secondo questo tipo di combattimento, mi adatto sempre, ci provo. Padrone cavaliere Claymore. Di Claymore. Ci ho messo su niente su Claymore. Allora così proprio. Bello tosto, proprio. Scusa le due mani. Oh. Quanto mi dai se vinco la boss fight con la spada di trone? Sì, vabbè, abbiamo capito che cos'è il trono di spade. Se la vinco con sta spada. È una scommessa questa. Una sfida che ti lancio. Una spada da mano. L'ho sempre giocato con una spada da mano. Poi in questo gioco ho scoperto gli scudi pesanti che bloccavano tutto. Quando provavo io ad attaccare gente con gli scudi pesanti mi distruggevano. Due stab. Bene. Vai tu. Vai Lucilla. Ma perché ho preso un personaggio che attacca veleno che non ha veleno? Che immagino che questo abbia tipo resistenza veleno. Vieni qua, combatti con me. Pensavo di... No, ce l'avevo. Di fare l'abilità anche con lo scudone. Livellare salute, energia, carica, forza. Quello sì, lo so. Devo capire anche parte la Mimic, sì, ho capito che mi serve il Mimic, ma non so. Non riesco a fare la zona del Mimic, cioè, è quella dove ci sono gli arcieri, no? Quella lì ho provato a farla ed è un casino per me. Devo capire quali possono essere utili in un combattimento di questo tipo. Mago forse il bisavio? Vediamo. Anche se me lo one shot come minimo. Dove sono le mie anime? Dove sono le mie anime? Eccole. No, è vero, quello è un coglione, mi serve lei probabilmente. Che lei almeno sta un po' lontana. Ecco. Perfetto. Migliori se non è che me li presta un altro guerriero a quattro tempi con la spada. C'è anche il Black Knight, tipo, che è una specie di assassino che può attaccare una specie di merlescenza. Ai boss, tra l'altro. Solo che non so dove prenderla.
Anche io non mi arrendo, ma adesso me lo faccio tutto con questa spada, cosa pensi? Ah, mi è venuto in mente cosa evocare! Ho solo bisogno di un tank! E io forse un tank ce l'ho! Chi è lui? Non mi ricordo se è lui il tank. Vai, attacca! Ah no, aspetta, questo è Jake, ora che ci penso. No! Ciao Fede! Grazie per il like! Sento che con una build magica questo qua sarebbe più facile. Aldo, very light. Quello lì adesso provo a saltarlo comunque. Build manco da fifone, troppo facili. A me non dispiacerebbe provare la build mago. Non l'ho mai giocata, mai. Perché l'ho sempre trovata. Cerchi di vincere andando sulla magia a manetta e basta. E secondo me è un po'. È un po' una build del cazzo. Ho notato una cosa che non mi... che non mi fa troppo piacere.
Cazzo, sta mossa qua mi fotte sempre. Provochiamo qualcuno a cazzo di cane, va. Tanto. Un cavaliere esule giusto per. Dovrebbe rompere un po' i coglioni! Invoco il potere di... Oh, ha funzionato! Oh! Merda, questa è nuova! No, io non voglio la vita semplice. Sono anche underlivellato a merda. Wow. Che mi frega, ragazzi, io sono un pro player. Lo so che devo liberare le cene. Devo fare tutto. Io sto giocando, ragazzi, alla ignorante al massimo. Io vado dritto per dritto, cioè. Vi considero, vi ricordo una cosa, io Lucigatana l'ho fatta in live perché mi avete rotto i coglioni che non avevo un'arma decente. Se usi uno scudo con una spada quando attacchi riesci a parare il primo colpo per schivare. Lo so, ma non sono bravissimo a coordinare queste due cose insieme. Ok, mi sono meritato questa perla in faccia. Cioè, ma sto stronzo comunque aspetta che io attacchi, eh. Aspetta sempre che io attacchi. Padone deicida. Ah, ma alla fine, Nico, se vuoi venire tipo a fare su Discord, a me va bene, eh. Ti diverti un po' a rompermi le balle mentre sei in live. Coi fiumi di sangue sono tutti capaci, sì. L'avete beccato, ragazzi. Tra l'altro, voglio vedere una roba. Voto di vendetta, giuro sul tuo spadone di vendicare l'intero clan. Oh. Oh. La trovi in una torre lo spadone. Ecco cos'era. Perfetto. Figo, figo, voglio continuare a usare questa cosa qua. Continuo a sbagliare il timing di questo attacco. Però mi dovete ricordare di togliere il robo dei critici, ragazzi.
No, qua devo cazzo attivare. Secondo me lo posso riattivare? Oh! La spada della notte ardente. Oh, ma io ho spostato il microfono da bravo scemo, ora che ci penso. Quindi mi avete sentito per tutto il tempo con la voce tipo lontana. Ah, ma guarda te. Questo devo togliere, mannaggia me. Potenza di attacchi caricati a cavallo, in salto, capacità difensiva, no. Aumenta la fede, recupera del vigore, incrementa il carico massimo. Anche di non poco. Potrei mettere questa. Potrei mettere questa qua e giocarmela molto safe. Quello del cavallo non serve ora. Sì, lo so. Infatti, mi sa che metto questa e me la gioco proprio super lenta. Oppure, se metto questa qua del carico massimo, non mi cambia nulla. Ok. Mettiamo questo. Qualcosa commenta il carico. Ah, dici mettere un'armatura molto più tozza? Sono un deficiente. Discord, mandami il tuo ID. Non ce l'ho ancora Discord mio. Se mi dai il tuo ID ti aggiungo io. Oh, scrivetemi nome di che vi addo. La noce, eccolo qua. Da quando è iniziato. Ma l'avevo comprato in accesso anticipato, ma ci ho giocato poco perché comunque non è il tipo di gioco in cui sono bravo, mi diverto, ok? Semplicemente sono molto scarso. Vai, guarda, adesso abbiamo pure il Nico.
che ci dirà cosa fare, come fare. Ma tanto so già che i suoi suggerimenti sono vai a prendere la Mimictiar. Ti sto chiamando, Nico. Hello? Ci sei? Hello? Oh Madonna, sento la mia live. Cazzo sta? Sì. Ok. Non avevo le cuffie. Ah, ok. Allora. Ah, facciamo anche con Aldo, vediamo anche Aldo, dai. Tanto. Buttiamo Dai, buttalo dentro, dai. dentro anche Aldo. Aggiungi Aldo. Mi dice. Aldo Baglio. Non ha funzionato. Controlla il nome, caratteri. Ci avrà la A minuscola come minimo. Scommettere. Lo sapevo. Probabile. Eh Perché sì, quando scrivi chat ti dà ti mette la sempre maiuscola. problemi. Bene. Allora, ti fidi di me? Vai, dimmi. Scudo e spada. Anche lo spadone va bene. Lo so, ma mi Poi fotte. lo fai attaccare, schivi, tu cerchi di schivare. Se non ci riesci, pari all'ultimo secondo, capito? Ok. Tu devi sempre provare a schivare di solito. Tac, tac, tac. Poi, se non riesci, pari all'ultimo. Ti ho anche aggiunto, Aldo, se vuoi venire, accetta la richiesta d'amicizia e ti invito in chat, facciamo una chat di gruppo. Così insegniamo a Brambo a giocare ad Elden Ring. Pensa io quando gioco con Aldo, giocavamo, andavo da lui con doppie fiumi di sangue. Ah, voi giocavate assieme. Buggatissimo lui. Eravate due merdine con. Ma poi io tra l'altro c'ho questo bellissimo coso che vorrei usare. A parte che è lì che ci siamo comunque conosciuti, del Elden Ring. Da suo fratello parlavamo, io gioco il Elden Ring, ci siamo aggiunti. E da lì in poi è nata un'amicizia virtuale, toh. Va che bello scudo. Ok, c'è anche Aldo adesso. Aggiungi amici, Aldo. Ah, c'è Semo? Oh, comunque l'abilità di sta spada qua è OP. Deve per forza avere qualcosa di maledetto. Ti abbiamo invitato nella chat vocale, Aldo, quando vuoi joinare, clicchi sulla chat vocale e entri da noi. Posso attivarlo anche qua? Anzi, mi è venuta un'idea. Facciamo sta roba qua. Se io l'attivo. Ah, me l'attiva solo quando sono in boss fight? È possibile? Ma così non la posso usare la spada, eh. Il carico è troppo. Cioè, mi serve 40 di forza. Sì. Buonasera, mi sentite? Ciao Brambo. Hola, hola. Io non mi arrendo. Io ti consiglio, già che usi lo spadone, vada a pigliare quello spadone, è troppo forte. Lo so, ma ho scommesso con Nico due sub. Ah, allora vincitelo. Lo battevo con questo spadone. E quindi adesso valuto un attimo se mettermi. Sai che armatura mi metto? Armatura. Ormai io Nico non lo sento. Non credo stia parlando adesso. Ah, ok.
Ho messo l'armatura super ciccionissima. Minchia, vabbè, non vai in overall. Oh, il tempismo qua l'ho sbagliato. Me. No. Ok. Ma io non mi arrendo, eh. Ma sei tipo... Ci sarà qualche vocazione qua? Non c'è nessuno? Nessuno? Che bastardi. Guarda te. Peccato che non c'è, non è crossplay, se no venivamo ad aiutarti. Corri a prendere le anime che sono 18.000, mannaggia. No. No, questo qua io lo one shottai praticamente, al primo tentativo. Tu l'hai one shottato? Sì. Vabbè, ma io sono underlivellato a bestia. Lacrima riflessa. E spadone, ciao. Mi invoco ancora il potere della mia spada. No, ne riesco solo uno quando fa così. Devo saltarlo sto attacco. Ma porco... Oh, Continua a infierire quello stronzo. eh? Continua ad infierire quello stronzo. Sì, infatti sono lì a terra cadaverico lui che mi continua a dare le botte. Ah, fammi l'attacco in salto. Niente, non lo fa. Ma da quando fai questo attacco all'inizio? Non scherziamo. Ok, scusa. Au!
merda. Ma non mi ha preso qua, mannaggia il cazzo. Ciao Tracy. No! Ok, meno male. Usando tutto per non prenderlo mezza volta. Succhiami l'uccello, bastardo. Beave! No! Che cazzo è questo? Porco due. Sbaglio in fase 2 adesso. Temo di aver notato un leggero velocizzamento. Non ce l'ho le cure, l'ho finite! Due. Oh, ce l'ho questo figlio di puttana, ce l'ho! Ce l'ho, ti ho bastardo! Oh. Perché deve pagare quando Bastardo! si cerca. Devi pagare! Non ci sente neanche, dice. Ok, non è un buon inizio, diciamo. Magari prima vado a recuperare le mie anime prima di morire come uno scemo. Un attacco devo fare, ma io sono scemo però, eh. Ora basta sprecare cure. Non ti sentiamo. Devi. Se sei da computer, controlla che tipo la traccia audio, i dispositivi in uscita e in entrata siano quelli giusti. No.
No. Sapevo. Io caro. Non ce la faccio. Ce l'ho però, ce Prova a evocare qualcuno anche. l'ho. Ma ho capito cosa sbagliavo prima e cosa sto facendo adesso. Puoi metterci una fiala d'extra salute? No, ho messa la mia ampolla qua mi dà il 100% di vita. L'ho messa così. Ah, ma io sono in carico pesante così. Ah, è vero! La mia mossa dovrebbe. La mossa quella che ho mi aumenta il carico trasportato, se non sbaglio. Questa qua. No. Incrementando tutti gli attributi. Anche la stabilità. Perfetto. Così non ho bisogno dell'altro oggetto. Basta fare questo. In teoria posso fare. Esatto. Wow. Io voglio le mie anime! Ok. Le anime l'ho presa. Ma sta spada è il trono di spade, questa spada. Infatti. È stata un'arma che è stata dedicata a George R. R. Martin, che è lo scrittore della lore di Elden Ring e anche del Trono di Spade. Giusto? Non vorrei errare errando. Urri. Ma perché si è accovacciato un personaggio? Io un bastardo.
Oh, sono in petrol. No. La spada non aveva funzionato. Ok, no, mi devo togliere quell'amuleto lì e mettere quello vecchio. Ce la faccio ad allontanarmi da lui senza che mi uccida. Ok. Oh. Potrei aver sbagliato qua. Mattia, grazie per il like. Mi piace perché non è la classica spada. No, infatti, sono tante classiche spade. E tipo quelli che usano soltanto fiumi di sangue, la Madonna. katana. Senza fare i nomi, no ci certo. Vabbè, mi sono fatto tutto il gioco con la decida. Non potevo saltare. Bastardo. Ti reggo, Nico. Ho usato anche altre spade. Sì, chi ci crede? Ma perché? Aie. Tutto calcolato comunque. No, beh, Nico era forte, mica, sto gioco, porco tu. Io ancora lo devo finire. Missando tutti i roll. Pure te ci ha giocato Aldo, chiedono. Sì, ci ha giocato anche lui. Giocava Sì. Un con la Noce. po' non l'ho ancora finito, aspettavo qualche Pro player. estensione. Estensione intendi tipo DLC? Sì. Non so se ne fanno, eh. Sono già al lavoro per la prossima. Per il prossimo gioco. Bellissimo. A me allora, a me mi mancano praticamente due boss finali. Vero, vero, vero. Mezzo gioco come ha fatto lui. Iniziare così è proprio bello, soddisfacente. Ti ho capito, bastardo. Però non mi uccidere. Ma perché mi fai sempre questo quando mi curo? Tu citti, io lo so. Citta lui. Mezzo gioco gliel'ho fatto io. Vabbè, come tutti quelli che giocano Elden Ring e non sanno giocare. Hanno No, sempre l'amico. No, non dico a me Aldo no, era perché. il primo Dark Souls comunque, Elden quindi diciamo Ring?
Oh, Sì. Madonna. Hai fatto una pessima scelta, te lo posso assicurare. No, non è, no, in realtà è molto più, come si dice? Più tranquillo per il semplice fatto che su Dark Souls se ti blocchi sei bloccato. E o farmi o sono cazzi tuoi. Qua invece se puoi fare il cazzo che ti pare. Cioè metti che dici non riesco a fare sta zona, buona, vai in un'altra zona e fai un'altra lo, un'altra come si chiama? Sì, ma qua con tutte quelle cose che ti puoi mettere per affare, tipo anche, ma non mi ricordo come cavolo si chiamavano, quelle cose che ti davano i livelli direttamente. Cioè, sei proprio. Sì, se non ti piace fare i pezzi dei giochi Dark Souls proprio no. Io odio i salti a sto gioco, quelle parti dove devi. Ti fa parkour. Guarda. Non ci credo! No. Quanta vita c'ha? No, è il classico di sto cazzo di gioco. Troppa fretta, troppa fretta. Beep, troppo tardi. Oh, bastardo. Che culo.
Ciao Giorgio! No, Giorgio! Mi hai distratto, Giorgio, non va bene. Bannatemi, Giorgio, grazie. Oh oh. Stronzo! Che l'anello ancestrale sia con me! Paga. Pagare. Noce? Noce? Non sento! GG. Ah, che fottutissimo stress! Mi faccio due, anzi, cos'è? Tempra mi faccio un po'. Forza e tempra voglio farmi. Voglio diventare il tank. Ah, ma io c'ho proprio pochissimo per fare un livello. Usiamo. No, sarà una di queste, forse? Cosa mi dà questa? Va bene, giusto. Vedo una cassa lì dietro. Più avanti bugiardo, che vuol dire? C'era niente. È ovvio che non c'è mai niente qua. Più avanti servirà a sinistra. What? Vittoria. Ah, di là c'è un passaggio. Voglio un attimo affacciarmi di qua per vedere cosa c'è. Io l'ho sempre saputo di essere un pro player, ragazzi. Fatemi tornare con la mia maledettissima Uchigatana. Il mio scudo draconico. Più avanti, bugiardo. Soto! Non c'è niente. Qua! Non c'è niente. Oh. Ok, il mio dubbio è, vado di qua o vado dall'altra parte? No, io direi dall'altra parte. Meglio dall'altra parte, ok. Perfetto, perfetto. Anche perché mi sono ricordato che da quella parte dovrebbe esserci tipo un mini boss che io non batterò mai nella vita. Qua c'è pure un albero che porta su. Ok, prima voglio vedere cosa c'è qua. Un vaso, ok. Qui qua sono tutte le... vedi tutti i cadaveri. Le leggidita sono tutte morte, colpa di Goffredo. Cavoli, sarebbe più facile combatterlo da qua sopra. Abbastanza. Chissà se riesco a fare il ninja. Magari se arriva da sopra? Nah, devo fare il ninja. Ok, no, non faccio il ninja. Ah, di qua c'è una strada che mi porta di là. Di là mi porta forse all'oggetto che c'è lì sopra. Vediamo un attimo. Senza morire magari. Perfetto, andiamo di qua. Sto
Oh, la noce è scomparsa, eh? Nascosto. Ci nascosto. Scavo. Qua deve girare bene. Calciascala, cosa c'è qua sotto? Ah, è la stanza del boss, ok. Ah, ok, va bene. Salgo sopra e esploro un attimo lì e poi andiamo nella prossima zona! Alla ricerca di altri interessanti e mirabolanti avversari, che ovviamente non ci faranno il culo. Tu perché mi sei tanto che devo buttarti giù? No, meglio così. Principi dell'Ordine Aureo, o principi. Forse principi. Lì non c'è niente. Con il presentimento che una di queste non è morta, è come lo spettro vacuo di Dark Souls 3. No, com'è che si chiamava? Oh. Perché sembri Tish? Ah, questo. Posso dire che mi hai scassato il cazzo? Chi minchia sei te? È fortissimo questo, passo delle mie ruse. Cioè, io ho evitato l'altra parte perché c'era un mini boss e mi trovo sto faccia di cazzo? Appunto. No, sono vivo, giuro. Non ti bloccare, Madonna. Lo sapevo! Bastardo! Ecco, questo qua è uno dei... di quelli da evocare, tipo, no? O con la stessa arma che tipo spara quel fuoco lì. Ed è straforte, se non sbaglio, come evocazione. Sì. Però mi sa che lo trovi un po' più avanti. No, mi sa che lo trovi in una delle gabbie, quelle del vuoto, lì come si chiamano? Quelli... Ma di là ce n'è un altro di questi. Lascia stare. Lascia stare che stavo rotolando verso la mia morte. Non so se c'è un po' di ritardo. Ho notato, perché anche prima che mi fai... Dai, curati, che mi ero curato tipo 5 minuti prima. Scusa. No, ma... Se riesco te la streamo anche su Discord, però... Mi sa No, vabbè, che... tranquillo, tanto te la preoccupo. Va bene, Torno al lavoro. va bene. Ah, qui non si lavora, qui si è disoccupati, tristi. Ok, io adesso voglio rompere il culo a questo faccia di cazzo. Ah, perché poi è messo lì, in mezzo al nulla. Cioè, dici, vabbè, ma questo è tranquillo, sembra un personaggio facile, invece. Aspetta, metto... Aumenta la capacità difensiva, perfetto. Lui c'è la grazia. Potrei anche... Puoi andare a fare in culo, grazie, buona giornata. Io ci godo, Bene. ci godo, e ci godo. Perché questo posto mi ricorda qualcosa? No, ma questo posto Mi ricorda vagamente un altro gioco.
Benedizione dell'albero madre. Oh, madonna. Questa è Altre robe che... la stanza di quella là. Sì, di quella di Dark Souls. Abbiamo... Tutti noi maschi ci siamo intesi e lasciamo perdere, non commentiamo ok? Abbiamo tutti capito chi è. Non commentiamo oltre. Lo sappiamo benissimo. Per prima cosa ben fatto, ma là io vedo un'ombra. Oh no. Oh. Non è meglio andare dall'altra parte. Infatti, mi sembra di averla riconosciuta questa zona, eh? Non vorrei sbagliarmi. Più avanti albero. Chi c'è davanti all'albero? Facciamo che... Dov'è che devo andare? Ah, di qua devo andare. Vero? Di là? Qui mi sa che puoi evocare pure qualcuno qui fuori. Sei riuscito? Sì, sono riuscito. Sono un pro player, non si era capito? Ero di là e si è rotta la torre di Lego ed era disperata. Oh. Più avanti cane. Che vuol dire? Andiamo sotto. Modesto? Sì, modestissimo io. Adesso si aspetta solo la noce. Che è scappato quando l'ho fatto. Forte notte, anche sta cosa qua mi fa troppo ridere. I messaggi con su scritto forte notte. Prova scontro a distanza. Con chi? Con quello? Più avanti servirà invocazione sacra. What? Più avanti trappola. Più avanti dove? Dici che mi servono... Ah, non posso infondere luccicata, ora che ci penso. Più avanti non troverai cavallo. What? Manco fosse una torre vera, stava piangendo con i lacrimoni perché ci ha messo mezz'ora a fare questa torre enorme, ma per leggi di gravità è normale che cada. Devi insegnarle che una base sicura rende le torri stabili. Ecco, anche sta cosa qua, mi stanno sui coglioni. Signora, mi apre la porta! Signora! Non voglio combattere contro questo. Mi fanno stra paura questi qua. Sono i cavalieri del crogiuolo. I cavalieri dello zodiaco sono. Oh! Ma sono più forte di te, mi sa, eh? Cos'è quella roba lì? Oh! Ma te sei matto! Ma che cazzo stai dicendo? No! Possiamo non... Cos'è sta cosa? Non è legale! E adesso sei un mago! Ma
Ma lo scudo pesante è più forte di te, faccia de merda. What? Tanto hai fatto. Primo tentativo, bitches. Ho visto gente piangere contro questo. E mo cosa? Io. Questo coso qua. C'hai pianto contro questo, vero? Ma Oh! Ma barriera dorata, ma vaffanculo! Ho ucciso uno di quei blob rompicoglioni e mi dà una magia. E avanti, bugiardo. Porta invisibile! Quindi? Fatto sta strada inutilmente? No, dai, c'è qualcosa qua, vero? Posso lanciarmi giù. Che non so se sia una buona idea, eh. Ah, qua. Prima di scendere, però. No. Sì, prima di scendere. Là vedo qualcosa. Cosa c'è quel cancello lì? Vedo tanta gente. Se faccio quella strada lo raggiungo il cancello. anche su quello spadone che c'è sopra, tipo quel Sì. monumento a spadone, lì c'è anche una cosa buona, non mi ricordo cosa stava. Poi c'era un'arma, tipo. Ah, ecco dove devo andare. Devo buttarmi da lì, mannaggia. Va bene, dopo ci vado. Appena muoio, tanto sicuro che Sì, qua sotto c'è il macello. muoio. Io questa strada l'avevo già fatta in teoria, giusto? Sì, credo. No, non credo. Mi sa che da qua sotto si poteva accedere soltanto da quell'ascensore. No, sì, questa zona l'ho fatta. Non sono entrato nelle porte perché ho preso l'albero, in teoria. Brambo, io ti lascio, che Va bene, Aldo. Grazie per torno a avermi lavoro dato una dopo mano, tanto. eh. No, figurati, non l'ho fatto così. Sotomayor! Però poi avvisami se passa nel chat. Sì, tanto lo flammo se passa. Aiuto io a flammare. Ciao, caro, alla prossima. Ciao. Ah, è più forte il mio. Au. Sono stupido. Vai per una bella roba. Mi nascondo un attimo qua e chiudo il Discord già che ci sono. Sì, di là non ci siamo andati. Forse perché era chiuso? È possibile. Anche di qua non siamo andati. No, di qua siamo andati, di lì non siamo andati. Vero, 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 vero. What?
Ma possiamo fare così, tipo, che io scappo, vi ignoro completamente e vado là. Ah, aspetta, qua c'è una grazia, giusto? Grazie al cielo. Datemi un attimo che fa. Inizia a fare un caldo bestiale. Oh! Madonna, sta camera veramente prende fuoco piano piano. Vai. Su, ingaggiatemi, maledetti. E ora mi curo. Pronzo! Io ho fatto tutta sta strada inutilmente, quindi. Qua! No. Questi muri invisibili comunque non li trovo io, eh. Mi devo offendere. Di qua, niente. Vabbè, andiamo in questa direzione allora. No, ci sono stato di qua. Ci sono stato. Queste scale, queste scale. Oh, what? Madonna. Anche di qua sono andato. Ah, in quella direzione forse non sono andato. È possibile, è possibile. Andiamo a vedere. Anche perché sono completamente disperso in questo momento. Ma queste carrozze di solito dietro non hanno un oggetto? No. Ok, di lì è un'altra zona. Andiamo prima a esplorare qua. Niente, sopra, niente, i triangoli. Ah. Ok, tutta questa cosa non promette molto bene, il fatto che ci sia stato un suono.
Bene, andiamo a esplorare questa zona qua del cazzo che mi fanno tiltare questi maleducati. Un oggetto. Foglia capillare. Non so che cosa faccia. Più avanti, bugiardo. Più avanti, testa. Cosa vuol dire testa? Devo stare attento da sopra. No, non intendeva c'era un nemico sopra, intendeva che trovi proprio una testa. Si potrà aprire o mi dirà non hai il diritto. Più avanti morte. Cosa c'è di qua? Vabbè, è una strada normale, cosa c'è di male? Quella è morte? Ok, perché è morte questo? Sangue animale. What? Ok. Armamento più avanti. Di qua? Ah. Attenzione, branco. Ci lavo. Va bene, procediamo. Prossima. Ma ha detto che c'è un armamento, mi prendeva per il culo questo. Ah no, c'è un oggetto lì. E c'è una. Ah, è un cane. È una chimera, a quanto pare. Ok, perché mi sembrava così pericoloso? Tia di profumo. What? Mi aveva mentito, mi ha detto che c'era un armamento. Dov'è il mio armamento? Oggetto Fortnite. Vieni qua, doggo. Soto. Magari l'armamento è qua. Tipo mi dice fai parkour.
Diamanti non trovare oggetto. Ma va, fanculo. Ci hai rinunciato? Nico, l'ho fatto. Ti abbiamo tutti insultato perché sei scomparso quando ho fatto il boss. E l'ho fatto da solo con la spada. Mi spiace. Madonna, ma è gigantesco questo. Ma tu invece che stai facendo? Questa sera se... Stasera non penso di esserci, forse sono fuori. Ma secondo te ci sta la barra così per fare live horror, facciamo come se dovessimo raggiungere un obiettivo? Secondo voi ci può stare? Ok, mi è piaciuto il tentativo, ma no. Domani allora. Va bene, nessun problema. Dai, vieni a fightarmi. Ma sei una roba. Visto che ho notato che c'è quel simbolino. Ah no, è più avanti. Ce ne vuole uno tosto. Pensavo o a prendere un gioco tipo Outlast oppure scaricarmi i primi Amnesia. Però per esempio il primo ha poco o nulla come horror. Quindi è una cosa che decidiamo assieme quando il momento arriva, secondo me, che è molto meglio anche lì. Dove ero andato? No, di là, è vero. Oh, mi si è aperta questa porta, meno male. La shortcut. Ah no, è vero, l'ho aperta io, che sto dicendo? Ma che maleducato, mi ha tirato una testata questo. Ah, vedi. Vedi, qua mi fa evocare, quindi io qua. Chi posso evocare di rompiballe? Secondo me gli scalmanati lì, i semiumani. Oleg. Andiamo di Oleg, voglio provare Oleg. Facci sognare, Oleg.
Madonna. Comunque abbastanza inutile, Oleg. Ma aspettavo fosse un pochino più tankoso. Ah, ecco chi è che sparava le frecce. Non so se adesso. Ma sta parte qua la posso anche saltare del tipo... Corro. Forse conviene perché secondo me ci perdo soltanto tempo. Cioè alla fine non è un nemico difficile, semplicemente... Ho voglia di fare boss. Ma anche gli Outlast, sì, anche gli Outlast, ora che ci penso. Fate marionetta tankano. Soldati di Godric, magari. C'hanno il fuoco. Nobile viandante. Ma sì, invece cos'è? Bandito skilled. Ma che cazzo? I vasetti potevo evocare. Io sto cercando di ingaggiare questo. Oh, finalmente, che coglioni. Ci stavo morendo da questo io. Ma guarda te, figo. Spadone di ferro. Chi lo vuole la tua arma di merda? Dai, vieni qua. Vieni qua. No, tu no. T'ho visto. Vai, tira la tua polverina magica. Ecco, bravo, vaffanculo. Mi devo curare.
Alla nascente. Ah, quelle che abbiamo trovato in da prateria. In prateria. Nelle fogne. Ovviamente servirà oggetto necessario, quindi cerca boss. Ok. Leva. Serve un oggetto a me. Dove porta sto ascensore? Oh! Perché questa sembra l'arena di un boss? Lo sai questa cosa? Talismano. Ma oh, vaffanculo. Cosa mi serve qua? Palestra del soldato. Ok. Morgoth il benedetto della grazia. Prima cosa sinistra. What? Non... Ah, per il fight, credo parli. Quindi devo battere qualcun altro, sperando che non sia quello che ho visto, quello che abbiamo incontrato l'ultima volta. Posso non doverlo combattere? Prova a combattere. Ovviamente servirà forza. Ok, direi che questa zona qua l'ho tutta esplorata. Dove posso andare? Ho saltato un boss. Devo capire che boss ho saltato. Tanto già che ci sono. Livelliamo. Torre divina. Ah, questo l'ho fatto, non me lo ricordo. Ah no, sì, ci sono andato e c'è sull'anima di Godric. Giusto? Quella roba che ho qua. Che ho da qualche parte. Ah, là in basso. Runa maggiore di Godric, esatto, questa. Ed era qua sopra. Ok. Andiamo a esplorare la zona rossa invece. Che boss non ho fatto qua? Varco di Sellia.
Sellia, città della destregoneria. Magari non ho fatto questa? Beh. Andiamo a valutare. In teoria dovrei aver fatto il boss che c'è qua. Se non ricordo male. Ah, oh, sì, se non ricordo male, forse c'era un boss qua sopra. Che non ho fatto. Ciao, Tracy. Stasera lavoro, ma penso comunque ci sia Welder. Stasera non vado live, tranquilli. Dovrei anche averlo già preannunciato. Maria Gesù Giuseppe. Proviamo a salire su di qua. Voilà, che magia che faccio. Cosa c'è qua? Scheggia di luce stellare, che non ho ancora capito che cosa serve. Una caverna. Ma no! Ciao Femak! Dov'è? Oh. Perché mi sa tanto che è tipo in un posto orribile? Ok, direi che di qua non è una buona direzione. Non è la migliore direzione. Vabbè, io l'ho accesa. No, no, tu ciao. Anche voi piccola di ciao. Tu chi sei? Madonna che sberla che mi ha tirato. Pappappanculo. Forte Farot, l'ho fatto, giusto? In teoria sì. Video di Dark Tumult. Quella zona lì è da scalare? Di là cosa c'è? Una zona che non ho esplorato, mi sa. Andiamo all'esplorazione. Credo ci sia qualcosa che mi sta seguendo. Credo di avere qualcosa davanti. Ok. E li abbiamo ignorati. Loro ignorano noi, noi ignoriamo loro, va bene? Facciamo così.
State tranquilli che non sono il Dovahkiin, ok? Questa mi serve. Basta! No, no, ce l'avevo già. Merda. Merda. Andiamo qua sopra. Ok, grazia perduta scoperta. Tu cosa vendi? Passaggio. Compriamo questi. E compriamo tutte queste. Ok. Secondo voi mi ha visto? Temo di sì. Ma io per arrivare lì sotto, come diavolo farei? Come si farebbe? Non ditemi che devo farmi tutta la... Qua, se non sbaglio, da qualche parte dovrebbe esserci il tizio, uno dei boss. Vediamo se lo trovo. Ah, mi sa che questa è l'arena. Ma da quello che ho capito, non dovrebbe prima di tutto essere troppo difficile. E secondo, c'è un modo per batterlo. Senza doverlo combattere. Non ditemi che me l'hanno fissato così. Vai a fare in culo. Grazie. Allora. Magari questo l'albero. L'urammo. Come diavolo si fa qua?
Che cazzo ha fatto il mio personaggio? Perché è morto? Statua di Marica, poi mi... Sono lì. Non lo so perché questo mi voglia perseguitare. Di qua. Io ho perso tutte le mie grazie qua. Mie rune di grazie. Rune. Che poi mi ha dato una morte casissimo. Chissà se le mie frecce arrivano da qua. Questo. Questo arco. Però non capisco se gli sto facendo danno. Allora, andiamo un attimo giù. Poop, poop, poop. Ok, magari da qua. Comandante O'Neill. Se posso evocare qua sopra. Oh, what? Ma what the fuck? Vabbè, aspetta, ho capito. Faccio prima a resettarla, boss fight. Tanto stato di Marika dovrebbe essere qui. What? Perché non mi è attivato la stato di Marika? Vabbè. Si hanno un po' rotto i coglioni però, eh. Questa sottospecie di Malenia. Madò, c'è veramente qualcuno che vuole farsi sta boss fight? O se è un NPC? Ok, non è un NPC.
Vai, 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 adesso si torna a fightare con sto stronzo. Ottimo. Totò! Io ti onoro, amico, grazie. Così si vince, con la forza dell'amicizia. Ma non mi ha dato niente. Ma che cazzo lo vado a ripigliare? L'ultima volta mi ci sono buggato sopra praticamente. Ok. Meglio di niente. Io sento qua sopra una di quelle sbrilluccicose. È esplosiva pure. Oh, sacro anello di luce, deve essere quello dei tizi che ci sono in giro per... Ok. E in questa zona abbiamo fatto il comandante. Ora... Camera sulla piazza. Allora c'è Rodan. Potremmo anche provare, forse. Boh, valutiamo un attimo con calma. Abbiamo un po' di robe da fare. Tipo questa. Kaelid minore. No, meridionale, forse. Mi indica in quella direzione. Ah, sì, ho visto. Andiamo. Delle tombe. Se non le ho già esplorate, queste sono utilissime. Danno tante, tante rune. Ma mi sembra di averle già. No. Runa. 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 Neanche troppo. E
Quanto saranno scandalizzati quelli? Passato uno totalmente a caso, gli ha rubato dalle tombe che loro stavano piangendo e se n'è andato subito. Oh! E tu? Ah, mi spiace. Sono troppo forte per te. Ho apprezzato però. Questo è un drago? Ricettacolo. Ok. Va bene. Perché indica di là? Indica una grazia in quella direzione. Oh, e come ci arrivo? Ah, posso scendere da qua. E andare là. Vabbè, ma quella lì è la grazia che ho già trovato. A me serve trovare qualche cosa, qualche boss. Magari nella zona iniziale ho saltato qualche cosa senza accorgermene. No. Camera vicino al cancello. Porta principale. Torre baluardo. Dirupo di gran tempesta. Proviamo la porta principale. Sium. Di qua c'era qualcosa che non ho visto, magari. O questo è il ponte. Mi sa che sto vagando inutilmente. Vabbè, proviamo ad attraversarlo. No, l'ho già esplorato. Qua c'era un... Sì, l'ho già fatto, vero? Là ci sono gli arcieri. Ok, sono un po' perso. Vabbè, dai, buttiamo giù sto coso. Bello come mostro però. Aspettavo un pochino di più. Scusate, passo un attimo di qua, eh. Grazie. Mi sembrava un po' troppo tranquillo come posto. Grazie.
Ok. Non so in che zona sia adesso. No, l'ho già attraversata questa zona però. Accidenti. Magari ora che ho fatto. Questa è l'aperta? Non mi ricordo. Zona tosta questa. Ma non mi ricordo dove devo andare. Cioè, nel senso. Cioè, ho ucciso un po' di gente. Me lo porto dietro, questo è mio. No! Quella lì. No, vabbè, l'ho fatta completamente. Credo. Quello che sto cercando di capire è dove devo andare, cosa devo fare. Perché secondo me non ho fatto tipo Margit, Morgoth. Morgoth non l'ho fatto sicuramente. Ma devo anche capire come fare queste battaglie, questi combattimenti. No, questa zona qua l'ho esplorata, mi sa. È raggiungibile questa zona? O è una di quelle del tipo devi avere questo oggetto? Oh, c'è quella roba lì da far scendere. Come si fa a far scendere questo? What? Mi ha seguito fino a qua? Non danno poco però questi. Di qua si sale. E poi che sono salito fin qui? Boh, non riesco proprio a capire. Vicolo cieco? Eh sì, è un vicolo cieco questo. Non c'è niente. E lì c'è una scala che non so come si faccia a far scendere. Ok.
Non capisco. Proprio non capisco dove devo andare. Provo a scendere giù perché secondo me magari è possibile andare nell'acqua sotto. Che sia questo quello che devo fare? Devo andare nelle zone acquatiche. Vediamo, magari è così. Sì, ho capito. Anche perché là... No, non vedo niente di utile. Vedi, non ha molto senso neanche andare a dire. Qua c'è qualcosa? Buio totale. Mi sono perso. Perfetto. Riproviamo. Ma quello mi sembra un messaggio. Quello è un messaggio, ragazzi. O no? Ciao Andrea, grazie per il like. Andiamo a riprenderci le nostre anime, va. Vediamo il piedistallo. Come andiamo? Faccio un ultimo tentativo, provare a atterrare su quella scritta lì. E poi basta. Vado... Non lo so, Raio Lucario l'ho fatta tutta, quello è il problema. Ah. Non era un messaggio, ok? Era la mia fervida immaginazione. Pozzo del fiume Enzol. Complesso del mausoleo. Villaggio della gola nascosta. Vista sul precipizio. Andiamo ai quattro campanili e saliamo su in cima a prendere quella mappa lì. No! Ah, mi sa di aver sbagliato strada. Si può scendere da qua senza morire? Come si raggiunge quella zona? Ah. Quindi no, non parto da qua, facciamo da qua. Oh! Troppo, mi sa. Troppo, troppo. Partiamo da qua sotto allora. Ok, invece che andare su quattro campanili, li passo qua a sinistra. Dove ci sono quelle meduse incazzate. Qui mappa non ce n'è. No, perfetto. Sarà quella lì. Oggetti.
Ignoratemi, 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 ignoratemi. Scudo Medusa? What? Salve, vengo in pace, non vi preoccupate, sono amichevole. Ciao, buona giornata. Un cavaliere come me. Oh, là più avanti, perfetto. Non potrei anche andare lì dopo. Io adoro queste capre, guarda. Quando prendono iniziano a rotolare. Sono adorabili. Ne voglio tre in casa mia. Una grazia che non avevo ancora scoperto. Bravo, 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 bravo. Bravo, fai il coglione. Non esplorare nulla. Sono un deficiente io, eh. Sono un deficiente, veramente. Ho perso tutta sta mappa. Questa zona qua l'ho fatta? Boh. È possibile? Un pochino. Rovine del re. Sì, l'ho fatto, me lo ricordo questa zona. Voglio andare là sopra per capire cosa c'è lì. Vedo delle mongolfiere che mi spaventano. Ma essendo io un esploratore, non ho paura. Però ci passo molto alla larga. Oh. Chiusa da qualcosa. Cerca tre animali saggi. Ok. Beh, cerca tre animali saggi. Che cazzo di... Vieni di Topinello questo. Tre animali saggi. Quasi quasi chiudo qui, che tanto... Ciao Marian. Come va? Mariano. Questo è un animale. Che sia questo? L'animale saggio che devo trovare? Stanco morto? Lavorato tanto? Ecco la tartaruga! E io mi sento in colpa a uccidere le tartarughe. Continuiamo a girare. Solo 12 ore e mezza. Ah, giornatina leggera, vedo. Proprio una cosa tranquilla, insomma.
Va bene, Nico, almeno me la vado a prendere. Magari lo faccio in offline. Ma qua dove cazzo è? L'animale intelligente sacro lì, cosa cavolo mi ha detto? Ho capito, sono delle tartarughe. Ma dov'è? Scusate, ma c'era una mosca sul microfono. Boh, ma che cazzo? Cioè, ne trovo una, ne trovo la seconda, la terza non c'è. Dove si è cacciata sta merda? Perché mi fanno fare la caccia al tesoro con le tartarughe? Non dirmi che è tipo là in là dove c'è quel piedistallo. Ne impazzisco. E ci sono le aragoste qua. Ok. No. Oh, è la CC. Come andiamo? Dov'è sta stramaledetta tartaruga dei miei coglioni? Guarda te se devo impazzire per una foto tutta insieme a tartaruga. Leggi sto messaggio. Testa. Oh, staccati. Non ditemi che devo tornare qua di notte. Mannaggia me. Impazzisco veramente. Aspettiamo la notte. Diamoli alla grazia e aspettiamo la notte, quindi. Quella. Fino alla notte. Sperando che non si resetti.
Sembra di no, perché qua prima c'era la tartaruga. Antibraccia. sto bene, ragazzi, non vi preoccupate, sto bene. Sto bene. Io che devo cercare le fottutissime tartarughe ninja. Minimo l'ultima è tipo dall'altra parte del mondo. What the fuck? Cos'è stato? Ah, un temporale così a caso. Madonna, anche meno. Ehi, non si sputa. Fu a te. Dimmi che è una di quelle fulmine. Ah no, runaura, ok. Fumme cotone. Prova su. Non ditemi che tipo l'ultima tartaruga è impestata sopra una montagna. Ah, quanta pazienza, ragazzi, per sto gioco. Sta stronza. Vai a fare in culo. Tartarughe ninja c'erano, veramente. Io che scherzavo, no? La tartaruga ninja. Ehi! Ok, non saliva la scala. E che cavolo. Fammi levare sto punto inutile. Qualche cosa di inutile. Tutto sto tempo per niente, ragazzi. Ah, andiamo di qua e saliamo là sopra.
E poi chiudiamo comunque un quarto d'ora. Abbiamo fatto 3 ore di gioco, dai. No, aspetta, come si fa a salire lì sopra? Non devo andare lì sopra, vero? Ah, qua c'è un sentiero da seguire. Che passano ovviamente attraverso le rovine del re. Senti. Grazie, buona giornata a lei, grazie, buona giornata, no, ma dove cazzo devo andare, no, Devo passarci accanto. E non ho capito. Mi è caduto e basta, come uno scemo. Non dirmi che non è raggiungibile. Sì, lo era. Oh! Ciao! Che carino lui! Igi! Fabbro! Oh! It is not to break. Brave Tarnished. This territory once Un belonged to tempo the questo Cario royal territorio family. migliare a re di Cario, il loro maniero non è lungi da qui. Quando l'Accademia del Re Lucaria si è rivolta contro i Carriani, i cavalieri del Cuculo. Evocando un malevolo incantamento il cui effetto persiste tutt'oggi. Stella larga dal maniero. Wow, potenzia anche gli armamenti lui, che bello. Una grazia. Vai da Ranni? Sta facendo questo. Non so chi sia Ranni. Faccio ancora 10 minuti e poi dovrei chiudere, che sono... Ma forse mi ricordo perché non sono andato di qua. Mi ricordo di essere impazzito quando è successa sta cosa qua. Io sono sicuro di esserci già passato qua. Questa è la quest di Ranni? Cioè. Ha visto un oggetto! Se volete guido io. Vabbè, sono 10 minuti di live ancora. Ma come preferisci. What? Ok.
La Rani deve andare dopo la torre. Ok. Chiunque sia Rani. Figata però queste spell così. Sono inquietantissime, ragazzi. Vieni qua. Ah, ora che c'ho il fuoco. Suca. Merda. Anche tu, suca, merda. Ho un brutto presentimento riguardo a quella sfera. No. Oh! No, no, ma mi piace sta zona, molto tranquilla, molto chill. Nessuna bestia di Satana. Scendi e stai attento alle mani. Ok. Questa zona è abbastanza ripulita! Ah beh, ma per fortuna luccicatana di fuoco me le magno. Troppe, 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 troppe. Troppe! No, qua ti avevo attaccato. Brutta troia maledetta. No, ma scusa. Oh. C'è un hitbox di merda. A fare in culo, va. Sta porta? Non si apre da questo lato? Ma vai a fare in culo. Ritorna alla grazia prima. Ritorna alla grazia, mi dici? Ma sì, tranquillo, non ti preoccupare che ci... Vado. Ancora 5 minuti. Oh. Potremmo chiudere, esatto. Prossimo giro facciamo questa zona qua. E secondo me può essere interessante. Però ho dei bei incantesimi io. Non mi dispiacerebbe farmi una run col mago. Rientra, mantieni la sinistra e va avanti. Questa qua, intendi? Dove stavo andando, dove stavo salendo prima, giusto?
Ok, quindi quella lì è la direzione che devo prendere. Ti ho inviato un video. Va bene, va bene. In quella direzione sali su, perfetto. Quello non l'ho visto, mi sa. Sarà una buona idea? No, mi sa di no. Va bene, dai, chiudiamo qua adesso. Comunque, mi sta molto piacendo. Adesso voglio un attimo. Il mio prossimo obiettivo è maxare questa. E voglio iniziare a usarla un pochino più seriamente. Comunque ha un buon scaling. E voglio valutare altre armi oltre al Lucigatana. Adesso, vabbè, troverò appunto. Mi avete tutti consigliato di andare a prendere quella di Fiumi di Sangue lì, come si chiama? Quindi probabilmente andrò a cercare anche quella. E voglio trovare anche quell'NPC che puoi evocare. Non NPC, come si chiama? Cenere che puoi evocare di un assassino che può applicare della bruciatura anche sui boss. Che tira tipo delle fiamme nere rosse. E voglio trovarlo per utilizzarlo perché sembra veramente forte. In più dovrò andare a prendere il Mimic, che se non ricordo male, e da quello che ho capito dovrebbe essere quello che mi dicevi tu, è qui da qualche parte dove c'è il galleria di cristallo, forse qualcosa del genere. C'è tipo un ascensore che mi porta giù nel vuoto. E io ovviamente non volevo fare perché mi aveva scassato i coglioni, però. Mentre quella cenere lì le trovi in una di queste che devo trovare, ovviamente, qual è quella giusta. Quindi devo trovare la galera eterna dove c'è questa evocazione da fare. Tomba dell'eroe, questa l'ho esplorata. Perché è così strana? Galera eterna. Galera eterna. Ok, dovrei provare a fare quelle lì. Questa l'ho fatta tutta. Vicino alla galera. Lutto di Morn. Sì, Morn l'ho fatto. No, da un'altra parte. Vabbè, comunque in questi giorni facciamo un po' di scouting insieme per prendere il Mimic, sì, e per prendere anche l'altra. Guarda com'è triste. Povero. Tristissimo. Ah. Ok. Mettiamo qua. E facciamo gli ultimi saluti. Comunque, sono contento. Siamo tra l'altro l'ultima live. No, la penultima live abbiamo pure completato l'obiettivo che sembrava incompletabile. E adesso abbiamo aggiunto questo nuovo dove ci sarà appunto il gioco horror. Vorrei fare così, vorrei che il gioco horror fosse un premio, perché a me piacciono un sacco gli horror, ma ce li dobbiamo meritare entrambi. Io devo imparare a essere più bravo a intrattenere. E ovviamente questo invoglierà più persone ad arrivare, quindi l'horror sarà un piccolo premio per entrambi, perché comunque io devo un attimo migliorare con tutto quanto, perché sono ancora veramente messo male come streamer. Però dai, sono contento di come stanno andando queste live, mi sto un sacco divertendo, ragazzi, Elden Ring mi sta piacendo molto e mi sta piacendo anche la compagnia che compare molto di più in chat. Quindi, noi ci salutiamo qui. Come sempre, un bacione e un abbraccio dal vostro Brambo. Fate i bravi, fate i buoni. Buon martedì. Se non l'avete fatto, andate a vedere sul canale di Renny il clipperone che è stato pubblicato un'ora fa da parte mia. I video che faccio io per Ren. Quindi andate a vedere, valutate e lasciate un bel commento. Dai, ragazzi, ciao a tutti.